Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io e la mia amica, eccola qua. Buongiorno! Brava! Bravissima, ormai. Ragazzi, non le devo dire più niente. I don't have to tell you anything. No. No more. No, yeah. Quindi stiamo andando a fare la spesa, vi portiamo con noi e poi vediamo che cosa abbiamo preso. Siamo arrivati al supermercato, bellissimo perché non c'è nessuno. Ho preso i miei soliti paninetti qua, la boulangerie, che è super bellina. Guardate, è piena di cosine carine. Qua abbiamo il reparto zuppette. Tutte le cose come sempre ci sono, uno più uno, due più uno. Già una cosa stava guardando, alle zuppette. Lei adora le zuppette. Io penso che andrò a vedere le cose della colazione. Anzi, no, il tonno. Io solitamente prendo queste qua, che sono le migliori, però c'è anche la versione più piccolina. Però a sto punto, per 1.000 won di differenza, prendi quella grande. Tipo, già non mangia pesce come me, però mangiamo solo il tonno. Di questo lo prendiamo. Poi cos'altro? Ma in realtà ci sono tantissimi tipi di tonno, però ripeto, questo qui è il mio preferito. Poi cos'altro? Vabbè, qua c'è tutto il caffè. Che noi non beviamo, Gianna beve l'americano, quindi non c'è bisogno che si fa tutte le cose strane. Poi devo prendere qualche biscottino. Bello di fare la spesa in Corea. Qua c'è il reparto patatine, prenderò le mie preferite, che sono queste qui. In teoria neanche un'altra preferita, ma ho paura che poi sia troppo luminosa, quindi non la prenderò. Il carrello si sta riempendo, intanto stiamo facendo le nostre cose e mi sono ricordata di una cosa, perché molto spesso mi chiedete se ci sono cose per chi magari ha problemi col glutine, chi ha problemi con le intolleranze. Allora, con il glutine non lo so effettivamente, volevo provare a farla questa cosa, che secondo me è super complicato, cioè un modo ci sta, però è molto complicato. Però qua ad esempio, per farvi vedere, ci sono i latti, quelli vegetali, anche le marche a cui magari siamo abituati un pochino di più noi. Ecco qua la nostra spesa, la nostra assistente sta mettendo tutto sul carrello. Vediamo quanto avremmo speso alla fine. Vado a riempire le buste intanto. Sale, come potete vedere, belle cose, tutte miste praticamente. Allora, per la spesa di oggi abbiamo un bel po' di roba. Primo perché siamo in due. Secondo, questo shopping è stato sponsored by Jenna. Quindi sì, Jenna ha acquistato la roba e adesso ve la facciamo vedere. E noi ci poppiamo un video. Ma prima cosa abbiamo il cucinato. Sotto preferito di Jenna. Che ora lo mangia, quindi questo è il nostro scontrino. Vedete, oggi è bello prepotente. 261-170.000. Allora, prima cosa, il mio succhetto. Questo già lo conoscete perché ve l'ho fatto vedere l'altra volta. Vorrei ritrovarvi tutti i prezzi, però sono troppe cose e non me le ricordo. Quindi di quello che mi ricordo, che c'è scritto sopra, ve lo dico. Poi vado a caso, ovviamente. Peperoni, banane. Poi abbiamo ripreso l'olio di sesamo. Io mi ricordo su Coupang l'avevo pagato di meno. In supermercato forse 11.000 won, sono tipo 8 euro. Poi, questi mi devo sbrigare a metterli nel freezer. Sono i nostri mandù preferiti con la carne. Questi tre li ha pagati tipo 10.000 won. Poi il latte, finalmente un latte che costa come un latte. Jenna Coffee, che in realtà Coffee Bean qua è una catena di caffè. Poi le chips per Jenna. Poi ho voluto provare questi. Questo brand insieme a No Brand sono quelli che costano un po' di meno se venite qua. Le mie soda preferite, sempre questa qua, la pesca. Poi il kimchi per me, perché Jenna è intollerante al lattosio e abbiamo scoperto che questo dentro non so come, ma contiene il lattosio. Poi questi l'ho voluto provare. C'era scritto spicy, tipo sriracha. Non so se dentro c'è una nocciolina o sono solo palline. Ah, pear snack. Ah, sono pisellini quindi. Pisellini. Poi altra bustina. C'è qualcosa che puzza, è l'aglio. Comunque, ho visto queste e ho detto perché non provarle? Cosa saranno? Non lo so, non ne ho idea. Letteralmente lunghe così. Ho ripreso i miei biscottini preferiti. Questi sono per Jenna al riso. Gli snack da tenere in borsetta. Comunque sente quello che gli pare, perché ride solo quando sente Jenna. Sì, troverete qualcosa per i bambini. Ecco qua, uno dei brodini di Jenna, sempre. Poi, perché dobbiamo fare le healthy, mela, cavolo, succo depurativo. Ok, lo proveremo allora. E dopo quello, ovviamente questi. No, ragazzi, ormai sono diventata ossessionata, purtroppo. E stavano anche in sconto, quindi che fanno li prendi. Poi abbiamo due avocado, perché noi li mangiamo in quantità, però meglio prenderli e farli maturare. Le nostre tortillas, stavolta c'è stato un level up. Prima erano piccole, adesso abbiamo preso quelle grandi. Poi l'aglio puzzo lentissimo, però vabbè. Quindi questo puzzissimo, io l'aglio un po'
Un altro brodino. Cos'altro abbiamo? Ah, la salsa per le chips. Eccolo qua. Io ho preso queste salsiccette. Alle 7 della mattina mi fate l'uovo. Sai, per cambiare. È la marchio quello dei bimbi. Poi il latte. Sempre questo qua per Jenna. Poi a Jenna piacciono tantissimo queste. Che le mangio anche al convenience store. Is it the same brand? The convenience store? They have the same one? Uno, due e tre. Poi ho preso questi, i fogli di riso, poi un po' di salsine, ha lasciato balsamico. E questa qui invece, la salsa ragazzi per il bibimbap, però low calorie. Quindi provare, perché sabato dobbiamo andare a fare un picnic, ci sono i fuochi d'artificio. Quindi vogliamo fare il bibimbap, tipo non so se avete mai visto il TikTok, di quelli che rovesciano tutte le vaschette. E quindi questa la portiamo e la mettiamo senza che sto lì a fare cose. E poi qui abbiamo lo yogurt greco. Non ho mai provato a prenderlo greco qua, quindi vediamo se è veramente greco. Poi altra busta. I miei soliti paninetti, questi li faccio o con la Nutella, ci metto l'egg salad, bla bla bla. Nutellina. Cos'altro abbiamo? Ah, il nostro tonno, quello che vi ho fatto vedere prima. Un'altra salsa, che non è proprio del bibimbap, ma è più dei bibimbap. È la sua acqua preferita, che le piace super 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 gasata. Questa più al lime. Faccio per fare sempre il bibimbap, quello che dobbiamo portare. Le mie foglie di perilla, queste le metto sempre quando faccio i noodles. Dovreste provare, invece di fare tipo i ramen classici, metteteli in padella e aggiungeteci tipo cose. Foglie di perilla che ha un gusto super particolare, buonissimo. E a volte ci metto pure qualche raviolino, frutta. Buona. Poi questo sarà scontato, l'ho preso solo per questo. È formaggio, così lo posso mettere quando faccio, che ne so, il riso oppure il tteokbokki. Questo qua l'ho voluto provare, è un pasto per bimbi in teoria. Però visto che io mangio poco, sapete, quelle volte in cui non sai che mangiare, ti scaldi questo. È piccolino, dovrebbe essere riso, funghi, carne. Ho preso gli gnocchetti, questi qua, di riso per il tteokbokki. Questo altro snackino di Jenna. Ah, questi mi piacciono perché li ho già provati. Sono i noodle con il pollo, dovrebbero essere sempre per quando non sai che fare, così veloce. Questo non l'ho mai provato. Ultimo busta, ragazzi. Ho visto queste, le volevo provare. Sono delle chips di sweet potato. Pepe nero, perché la nostra amica non vive senza. E io non lo uso perché non mi piace. I cetriolini. E lei mi ha detto, oh, pickles for the pizza. Però vi posso dire, allora, devo dire questa cosa. Purtroppo, sì, sono italiana e non si fa di mangiare i cetriolini con la pizza. Però vi posso dire, non è, ma cioè, sulla carta è sbagliatissimo. Ma non lo è. Cioè, di gusto non lo è. Poi le mie barrette, il mini tofu. Sempre di genere. Ha una formina di un tizio dietro. Le mie solite zucchine. Germogli di soia. Sempre per fare bibimbap. Succo d'arancia, perché la nostra amica beve tantissimi frutti. Non io, onestamente, che non mi piacciono tanto. A parte quello lì. Che questo qua vi ho fatto vedere all'inizio, è tipo, tipo ace per dirvi, no? Poi questo è quello che mangerò adesso. Il rosetto pochi. Ora me lo vado a fare. Questo invece è il kimchi che può mangiare Jenna. Ve lo dico perché almeno se qualcuno di voi è intollerante, così già sa quali marchi prendere. Ho fatto queste, vi prego. Le potato chips fatte a formine. Ultime cose, abbiamo preso la carne. Questa sempre per fare appunto il bibimbap, che è tipo macinato. Mentre l'altro è semplicemente del pollo. Questo qua lo dividerò in bustine, così lo metto nel congelatore. E questo è tutto anche per questa bustina. Quindi il totale, ve l'ho detto, sono 261.000 won. Ora vediamo quanti sono in euro. Ora vi faccio anche una panoramica di quello che ho qui intorno. Sono 183 euro. Questa è più o meno la quantità di cose. Sono tutte qui intorno. Beh, direi che è abbastanza. Ora mettiamo tutto a posto. Ami, mi aiuterai in questa missione? Non credo. Però questo è stato tutto il nostro svuota la spesa. Grazie per essere stati in questo video con me. L'altra volta mi avete detto che è stato super super utile. E quindi ho detto, perché non farlo, visto che adesso avremmo preso sicuramente cose diverse, cose più particolari. Quindi eccoci qua. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.